Tra favorevoli e contrari prosegue il dibattito sull'impianto di cremazione che dovrebbe presto sorgere in Molise, precisamente nella frazione di Santo Stefano. A ribadire il no convinto al forno crematorio cittadini e comitati preoccupati per l'assenza delle dovute garanzie in merito alla tutela ambientale e scettici sui numeri che il Molise non avrebbe per mantenere un impianto del genere. Diciamo no per diversi motivi. Quello che ovviamente è il motivo principe è che riteniamo, non noi personalmente, ma lo ritengono i dati Istat in questo caso, che non c'è congruità economica nel fare un impianto del genere nella nostra piccola regione. Statisticamente parliamo di 30 cremazioni anno, secondo la stima fatta dall'Istat anno 2013, e per mantenere un impianto del genere, ad esempio, la regione Piemonte, con una legge del 2011, dice che un impianto è economicamente sostenibile se ha una cremazione di circa 1200-1300 corpi annui. Questo è uno dei motivi principali. Ovviamente abbiamo altri motivi ugualmente validissimi, quale i problemi dell'inquinamento, che sono ovviamente fondamentali e importantissimi per una zona come la nostra, che è prettamente una zona agricola. Quindi fare un impianto del genere, con le ricadute ambientali che porta un impianto del genere, vuol dire la morte, in questo caso, lasciando fare questa battuta, di Santo Stefano. Il dialogo continua, ha assicurato il sindaco Battista, e nulla ancora è stato deciso. L'impianto non è un impianto che inquina, quindi voglio dare i ragionamenti scientifici che ci sono alle spalle di forni per la cremazione che sono in tutto il mondo. Noi spesso prendiamo ad esempio i paesi del nord Europa per significare che lì c'è una civiltà, c'è una società più evoluta. Bene, nel nord Europa questi impianti sono di uso molto molto comune. Alta l'attenzione sul fronte di un possibile inquinamento del territorio, la cui tutela, invece, ha concluso il primo cittadino di Campobasso, è una priorità non solo per i cittadini, ma anche per l'amministrazione comunale. Intanto non c'è una destinazione già fissata. Inizialmente è stato individuato il cimitero di Campobasso, ovvero San Giovanni, ma oggi ci troviamo in una condizione di aver sospeso le procedure del progetto di finanza per soddisfare tutte le esigenze che sono state sollevate dal Consiglio Comunale, la verifica delle potenzialità di inquinamento, la messa in bilancio comunale delle risorse per monitorare i siti e il regolamento di utilizzo. Questo in sostanza ci ha chiesto il Consiglio Comunale. Siamo pronti, ovviamente abbiamo anche immaginato e ragionato se potesse essere il cimitero di Santo Stefano ad accogliere questo impianto.